Buongiorno, allora, intanto scusate, devo rispondere a Ivan, penso così si chiama Ivan, ha scritto solo questo, ma da quello che mi ha scritto credo si chiami Ivan il Terribile, ci è rimasto male, non so perché, né qualcosa mi ha scritto, questo impianto, questo, non si può definire high-end, semmai hi-fi. Cioè, mi ha mandato un serie C direttamente. Anche se può sembrare simile, le assicuro, adesso sono più sicuro che infatti, che c'è molta differenza. Ciò non sminuisce comunque la sua soddisfazione nell'ascolto. Grazie, Ivan. Vada per la sua strada. Allora, Ivan, io non scusa che ti do del tuo, ma io non so quanti impianti hai sentito? Io ti posso assicurare che ne ho sentiti a centinaia, ma li ho sentiti suonare. Non è che ho sentito una Wilson Audio buttata lì così, con finale, no, l'ho sentita suonare con altri tipi di finali, con altri tipi di sorgenti. Questo devi moltiplicare i marchi sono tanti, eh? E io ho fatto tutte queste prove. Però io rispetto tuo pensiero, non è che posso, cioè, ti posso solo dire però, tu stai girando a Vallelunga, nel circuito di Vallelunga, puoi andarlo a vedere in rete, è un piccolo circuito che sta qui alle porte di Roma, qui si gira a Silverstone, cioè tu non sai nemmeno di quello che stai parlando, comunque, intanto ti mando un saluto e l'ultima cosa che ti vorrei dire è che non sei un audiofilo, cioè, qui si gioca, qui si sta parlando di musica, se sei un appassionato devi capire tra le righe quando uno fa un discorso, non devi, te devi sentire colpito. Quello che ti posso dire, a tutti dico, venite a casa. A quelli che vogliono, è bello avere un'esperienza del genere. Cioè, io dopo 50 anni mi sono emozionato, che era tanto che non mi emozionavo, cioè, voglio dire, no? Quello che ti posso dire, non ci venì qua, da retta a me, se no via e butti tutto, te lo dico proprio, spaccia e quello che vuoi. Ripeto, ho sentito di tutto, non è che sto qui così a far cazzone, scusate il termine. Pertanto, goditi il tuo impianto e buona giornata, insomma. Allora, ringrazio Ettore di Milano. Ettore, sono anni che c'ha le Delta Max, mi ha dato parecchi consigli, ci siamo fatti una bella chiacchierata e poi ci risentiremo. Ieri sera invece ho parlato con Marcello Croce, che è un signore, oltre a un signore, è un appassionato, è un tecnico, cioè una persona che ha iniziato a lavorare a metà degli anni 70 con tutto, ha scritto per Audio Review, Suono, la rivista Pura Alta Fedeltà, ha lavorato con sistemi a cluster della Glaxo a Verona. Come ultimo impegno ha lavorato alla Texi, ma adesso ha praticamente un service a Chiavari, che vi dico come si chiama perché lo devo per forza. Allora, Data Pro si chiama, a Chiavari, è un service. Quando mi ha detto che lui ha lavorato e conosce le Delta Max, perché forse è il progetto più grande dell'Electro Voice, quando si parla di componentistiche, poi ripeto, questi diffusori adesso io l'ho sentiti, non so come spiegarvi, alcune tracce non si possono sentire perché è proprio starato proprio tutto. Cioè i tagli che io gli ho dato qui,
arrivo fino a un certo punto, non è il suo processore, infatti sto aspettando che entra il DX38, che Ettore, che ce l'ha Ettore, mi ha detto che è mostruoso, io mi posso immaginare. Sento quelle poche cose che riesco a sentire, quelle poche tracce che me le legge al 70-80%, signori, voi non, cioè, io sono rimasto impressionato sul divano. Ripeto, c'è una naturalezza, una presenza dello strumento, è imbarazzante, è imbarazzante. E chiaramente sto aspettando con ansia che mi arrivi a questa settimana il processore di X38. E poi Marcello mi darà proprio le specifiche, me le dirà, perché lui ha delle attrezzature in laboratorio che, guardando le specifiche dell'Electro-Voice, poi me le comunicherà a me e io potrò lavorare sul mio processore. Chiaramente queste sono cose non complicate, di più, sono complicatissime. Cioè, sempre si sta parlando di giochi e di musica, stiamo parlando di questo. Per farvelo capire meglio, questi diffusori qui, praticamente l'Electro Voice la studiate per farle suonare in un certo modo. I tagli delle trombe, i tagli del medio basso, del basso, no, è difficilissimo farli suonare come loro li hanno creati. Questi test si possono fare solo in laboratorio, posizionando microfoni. Ieri mi stava dicendo, è una cosa molto complessa, con questo processore che arriverà sarò avvantaggiato, perché poi lui mi fornirà i diagrammi esatti che io devo poi mettere sul processore, memorizzare sul processore. Da lì poi io, con questi parametri, posso anche giocare, perché poi io posso modificare alcune, medio alto, medio basso, il basso, cioè, a mio piacimento. Pertanto è una cosa complessa, molto complessa, ma io quello che ho sentito con le mie orecchie, posso solo immaginare quello che può uscire fuori. Ve lo comunicherò appena l'impianto sarà pronto. E farò dei video, io sì, ho detto che mi sarei fermato un po' perché mi serve il tempo, non è facile, non è che qui si attacca un cavo e l'impianto suona, devo fare le cose fatte bene, mi serve tempo e così. Però oggi mi sentivo pure di comunicare con voi qualcosa, insomma, quello che sto facendo. E niente, ci sentiamo al prossimo video. Tanti saluti a tutti. Ivan, non t'arrabbiare, goditi l'impianto. Ciao.